Con la sconfitta del candidato sindaco Gianpietro Luciani, già vice sindaco nella passata legislatura, con il papà del vincitore candidato sindaco Vincenzo D'Ercole, dello scorso 26 maggio 2019 è partito il consiglio comunale del primo cittadino ingegner Vincenzo D'Ercole, come dire figlio d'arte. Con l'appello della dottoressa Francesca Vecchi si apre ufficialmente la legislatura del comune di Castiglione Messer Raimondo. La prima seduta del consiglio si è tenuta nel salone polifunzionale, 5 punti all'ordine del giorno. Il primo punto è stato portato in esame le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti per alzata di mano. Dopodiché il giuramento del nuovo sindaco e la comunicazione dei componenti della nuova giunta, che è la seguente. Il sindaco Vincenzo D'Ercole si è lasciato, come dire, tiene per sé i rapporti con lo Stato, le regioni e diversi enti, poi ancora lavori pubblici e protezione civile. Mentre il vice sindaco Mirko Di Donato si occuperà del personale, dei rifiuti, affari legali e commercio. All'assessore Manuel Leone è andato il bilancio, i tributi, l'illuminazione pubblica. Anche ad ogni consigliere è stato affidato, come dire, un ministero, una delega. La consigliera Elodia Di Vincenzo, l'unica donna del consiglio, si occuperà dei servizi sociali, pari opportunità e politiche per l'infanzia e anziani. Il consigliere Samuele Altobelli andrà l'urbanistica e servizi cimiteriali. Al consigliere Lorenzo Bufo, sport, turismo, cultura ed eventi. Il consigliere Vincenzo Ravicini ha avuto la manutenzione strade, verde pubblico e valorizzazione scavi San Giorgio. Il consigliere Bruno Almonti si occuperà delle scuole e servizi scolastici. Tanti i problemi che ci aspettano e certamente di non facile soluzione. Proprio per questo è necessario essere uniti, solidali ed impegnarsi al massimo, maggiormente la minoranza. Esordisce così il sindaco nel suo breve intervento che ascoltiamo di qui a poco. Il sindaco conclude con la famosa frase storica: nel giorno di insediamento del neo presidente degli Stati Uniti d'America, John Kennedy. Pertanto, cari cittadini, non chiedetevi che cosa potrà fare per voi il vostro paese, ma piuttosto che cosa potete fare voi per il vostro paese. Ascoltiamolo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare realmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Un grazie sincero a tutta la popolazione per la fiducia e la stima accordateci. Nel momento in cui apprestiamo ad iniziare questa nuova esperienza amministrativa, mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto a tutti i consiglieri, in particolar modo
a quei consiglieri che come me per la prima volta si trovano a fare un'esperienza di amministratori pubblici. Un saluto particolare va anche ai candidati consiglieri che non sono stati eletti, ai quali ribadisco che il loro contributo sarà essenziale nelle decisioni che prenderemo in futuro. Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a tutti i cittadini di Castiglione. Mi auguro dunque che questa consigliatura sia immune dagli eccessi di qualsiasi genere e sia collaborativa e costruttiva. I problemi che dovremo affrontare saranno certamente di non facile soluzione ed alcuni andranno al di là delle nostre possibilità. Occorrono responsabilità, ragionevolezza nelle scelte e delle priorità e dei bisogni. Per questo è necessario un impegno da parte di tutti, coinvolgendo tutti i componenti del Consiglio Comunale e della società civile che a vario titolo si interesseranno della vita sociale del nostro Paese. Le decisioni che prenderemo in Consiglio e in Giunta andranno rispettate, ma soprattutto comunicate e divulgate nella loro interezza. Non vanno alterate riportando parzialmente a seconda dell'interesse particolare del momento. Le porte del municipio saranno aperte a tutti, senza pregiudizi, egoismi e vendette. Il confronto e il rapporto con i cittadini sono il più importante nutrimento per la democrazia. Guardare negli occhi le persone, poter parlare con loro senza remore è indubbiamente la forza e la caratteristica fondamentale del radicamento sociale e politico delle comunità locali. Il nostro impegno è totale, la nostra unica preoccupazione è trovare soluzioni unitarie tali da determinare il miglioramento della qualità della vita castiglionese. L'esperienza ci suggerisce che solamente attraverso uno sforzo unitario è possibile raggiungere quegli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica ai quali sicuramente tutti indistintamente puntiamo. È necessario trovare una compattezza che ci permetta di presentarci uniti nei vari contesti, poiché solamente in questo modo avremo possibilità di contare e di affermare le nostre idee, trovare soluzioni ai nostri problemi. Credo che questo non sia una cosa facile, ma neanche impossibile. Occorre intelligenza e senso di responsabilità, mettendo da parte i fantasmi del passato per raggiungere obiettivi per i quali i nostri cittadini ci hanno eletto. Questo è e sarà il senso del nostro mandato e se questo è quello che ognuno di noi vuole, non mi pare che ci siano grandi difficoltà nell'intraprendere un cammino ragionato di responsabilità, ognuno nel rispetto del suo ruolo istituzionale, in un confronto civile, sereno e costruttivo. Questo credo non sia solo la volontà del sindaco e del consiglio comunale, ma soprattutto dell'intera popolazione, stanca di conflittualità e di litigiosità che portano a divisioni e rancori spesso sconfinanti in fatti personali. Per questo vogliamo un clima sociale sereno e tranquillo che porti armonia e crescita civile nel nostro Paese. Nessuna ricetta, soltanto la convinzione che quando si lotta e si crede in qualcosa si possono trovare soluzioni che in un certo qual modo vadano nella direzione giusta ed equità sociale. E mi piace al riguardo chiudere con le parole con cui Kennedy inaugurò il suo mandato. Non chiedete al Paese ciò che può fare per voi, ma chiedete che cosa potete fare voi per il vostro Paese. Proviamo a rendere Castiglione una comunità nella quale sia più bello vivere. Non perdiamo questa occasione. Grazie a tutti. Ci sei rimasto male? Ma piacere sicuramente non l'ha fatto. Avrei preferito un risultato diverso, però chiaramente questa è la democrazia, accetto le regole e quindi congratulazioni ai vincitori e in bocca al lupo. Speriamo facciano bene per il nostro paese. Che opposizione farai adesso? Purtroppo sono abituato, è già la seconda volta che perdo e quindi già vengo da un'esperienza di 5 anni. Come ho fatto negli ultimi 5 anni sarà un'opposizione costruttiva, assolutamente non distruttiva, non sarà contro le persone o a prescindere, ma sarà solo come finalità avendo il bene del Paese.
ho sentito che gli ultimi giorni, anzi il giorno precedente la votazione, ci sono stati degli intrallazzi, diciamo politici. Sono cose che ho sentito pure io, penso non siano vere. E chiaramente il risultato elettorale ci ha penalizzato oltremodo, oltre misura, quindi non so che dire, non posso stare dietro alle chiacchiere o ad altro. Se dovesse essere stato qualcosa di vero vorrà dire che va bene così. A parte i numeri, a chi le dai la colpa tu? Che cosa non ha funzionato? Non è che non ha funzionato, sicuramente ci sono stati degli errori da parte nostra, errori veniali, ma penso soprattutto che ci sia stata la volontà popolare di premiare l'altra lista, quindi non direi errori, ma più che altro la volontà di dare ancora un'ulteriore fiducia a questa amministrazione. Tutto qua. Grazie per la tua obiettività. Di niente. Per l'accento sopra la radio. Grazie a te, ciao, ciao, ciao. Ciao. Che diciamo? Come è andata? Ci sei rimasto male? Abbiamo perso, quindi di sicuro non fa piacere, però... A che cosa attribuisci la colpa? Che cosa non ha funzionato? Ecco. Non ci hanno votato, ma ora le colpe ancora non le stiamo ricercando, nel senso la popolazione castiglione ha deciso di votare l'altro candidato e noi stiamo a fare l'opposizione, quindi staremo ad osservare cosa farà la maggioranza, a fare gli oppositori quando sarà disponibile, però se fanno le cose buone siamo disponibili anche a dare una mano. Che opposizione avete deciso di fare? La valuteremo strada facendo, nel senso che vogliamo essere costruttivi e rivoluzionare un pochettino il tutto, però bisogna pure vedere se va contro gli interessi degli abitanti di Castiglione oppure se va a favore degli abitanti di Castiglione, quindi dobbiamo anche difendere gli interessi di chi ci ha votato. Io ho sentito delle dicerie con delle attività equivoche per accaparrarsi i voti. Lei che ne dice? C'è di vero? Per noi il giorno prima delle elezioni c'era il silenzio elettorale, quindi non so cosa sia potuto succedere, non so se c'è qualcosa di vero. Secondo me sono chiacchiere, però staremo a vedere, il tempo ci darà i risultati di ciò che è potuto capitare in quel giorno. In bocca al lupo. Grazie. A distanza di 15 giorni, di 2 settimane, che cosa hai capito? Che cosa ha bisogno? Di che cosa ha bisogno Castiglione, i tuoi cittadini? Ho capito quello che ero consapevole già da tempo, che c'è bisogno di molto lavoro, c'è bisogno dalle cose piccole alle cose grandi, c'è bisogno di presenza e di lavorare, solo lavorare, e quindi ci impegneremo nei prossimi 5 anni a risolvere i piccoli e grandi problemi di questo paese. Hai preso già accordi con qualche politico? No, però sono andato martedì scorso in consiglio regionale e ho salutato sia la maggioranza che l'opposizione e anche consiglieri regionali che erano venuti a sponsorizzare l'altra lista. Sono ben disposti loro per Castiglione? Beh, è sicuramente un territorio sotto la loro giurisdizione, quindi a prescindere dal colore dovranno essere ben disposti. Ok, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie.